Per l'8 marzo Teramo festeggia le donne della Polizia, un corpo istituito nel 1959 che divenne parte integrante della Polizia a partire dal 1981. La presenza delle donne in Polizia è aumentata esponenzialmente, anche se oggi sono circa 15.000 a fronte di circa 90.000 uomini, pari al 15% della forza complessiva. Se ne è parlato in un incontro organizzato dal SIAP, il sindacato degli appartenenti alla Polizia di Stato, nella bella cornice dell'Aula Magna del liceo convitto Melchiorre Delfico. L'importanza della donna in divisa, ma insomma l'importanza della donna in generale. Sì, l'importanza di essere quello che siamo, nella differenza, nella nostra specificità e quindi anche nei ruoli istituzionali e nei corpi, no? Di polizia, dei carabinieri, dell'esercito, in cui la donna ormai sta dimostrando e testimoniando di avere tutti, diciamo, tutti i crismi e tutte le potenzialità per esprimere quelle che sono le sue caratteristiche. Quel bellissimo film, Il soldato Jane, che è la prima donna che entra nel corpo, no? Proprio dei Marines, e io credo che quel film rappresenti molto proprio l'icona, il simbolico che sottostà tante volte alla discriminazione delle donne in certi ruoli istituzionali e in certi corpi. Demi Moore, per essere accettata, deve assumere una, diciamo, caratterizzazione maschile e solo in quel modo viene accettata. Allora io credo che oggi invece noi dovremmo superare questi stereotipi. Ogni donna, ogni essere umano, ogni persona ha una sua ricchezza e non c'è bisogno per le donne di scimmiottare comportamenti maschili per essere accettati e per svolgere con forza il loro ruolo nelle istituzioni. Oggi però il ruolo delle donne poliziotte è molto cambiato. Guidano volanti ed elicotteri, dirigono commissariati e squadre mobili, sono medici, tecnici e molte sono atlete di successo, e tra di loro ci sono anche dei questori, non ancora a Teramo però. Ma lei ci va d'accordo con le donne? Certamente sì, e devo dire che molte volte, a proposito di andare d'accordo, hanno anche questa capacità di mediare e soprattutto di ridare anche equilibrio in alcune situazioni particolari che si svolgono nell'attività quotidiana di polizia. Infine ricordiamo che Teramo è protagonista nazionale nella giornata della donna. Infatti il liceo coreutico ha ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica il premio per aver vinto il concorso Le Madri della Costituzione, promosso dal MIUR e dalla Presidenza dei Ministri. Gli studenti teramani sono stati accompagnati a Roma, nella maestosa Sala degli Specchi, dalla preside Loredana Di Giampaolo e dalla professoressa Anna Pompili.